Ciao e benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia ai tempi della filosofia. Allora, sono qui ancora per parlarvi di Luna. Allora, scorsa volta vi ho parlato della Luna in Scorpione ed è arrivato il turno della Luna in Sagittario. Parlandovi dello Scorpione vi ho detto che possiamo associare lo Scorpione alla prima tappa della grande opera del processo alchemico che fa il bagatto, quello del tarocco, l'alchimista. La tappa che si chiama Nigredo, l'opera al nero, il momento in cui la sostanza viene decomposta, marcisce, un momento torbido. Poi c'è questa seconda tappa, possiamo relazionare al Sagittario, il momento dell'albedo, l'opera al bianco, della sublimazione, grande luce. Pensate che questi due segni sono adiacenti, sono vicinissimi, eppure qui le cose cambiano tantissimo da un punto all'altro. Dovete pensare all'eroe dell'astrologia, il frumento, e qui sotto il segno dello Scorpione viene sepolto, calato giù sotto terra. La terra è una bara, è un momento traumatico, è uno shock. Poi qui invece tutto cambia, l'ambiente circostante diventa un liquido amniotico, un grembo materno. Qui il nostro eroe, frumento, si trova molto molto bene, qui c'è luce, albedo. Dovete pensare che qui ci sono dei pianeti molto belli, abbiamo X, che rappresenta madre natura, madre terra, Gaia, la femminilità, la vegetazione, un pianeta misterioso, a quale corpo astronomico esattamente relazionarlo non sappiamo, però noi sappiamo che ha una funzione psicologica molto importante, esaltata qui in Sagittario. Poi c'è Giove, il pianeta della fortuna, così avvolgente, grande abbraccio, e Nettuno, che è il pianeta della sensibilità ad alto livello. Nettuno possiamo associarlo al cavallo del disegno del Sagittario, il centauro, il cavallo, la parte che si muove. Nettuno è il dio dei mari, dei cavalloni, le grandi onde, quindi del cavalcare, del galoppo, del movimento incessante. Da questa parte Nettuno abbiamo la spiritualità. Il Sagittario sente che la spiritualità è nella natura, ed è lì che noi col platonismo abbiamo capovolto il mondo e consideriamo che la spiritualità, in generale, no? Che la spiritualità è nelle astrazioni. Ma il Sagittario, che la sa lunga, che è colui che sa che la spiritualità è nel cavallo, è nella natura, è da questa parte. Poi c'è la parte superiore, Giove, ecco qui, la parte in alto, l'uomo. Giove, tra l'altro, è la parola, la voce. Il Sagittario è un grande oratore, spesso dà lezioni magistrali, è il segno dell'università, di colui che sa, appunto, anche che la spiritualità sta qui dalla parte della natura. Questo è il Sagittario. Sagittario possiamo anche relazionarlo alla Bibbia, a quel momento in cui il Signore, Geova, disegna nel cielo l'arcobaleno come sigillo, come patto tra lui e il popolo ebraico, il popolo eletto. È un ponte, una vera scala colorata. Il Sagittario è così, è un ponte tra la terra e il cielo. Il Sagittario, un esempio di Sagittario cinematografico è Indiana Jones, che Indiana Jones è interpretato da Harrison Ford, del cancro, ma il regista è Steven Spielberg. Quel personaggio è perfettamente Sagittario, ha delle grandissime avventure, continua a muoversi, poi ad un certo punto lascia il cappellaccio, la frusta, il vestito logoro e si veste bene, giacca e cravatta. Così è anche Sagittario, che ad un certo punto si formalizza e sta a scuola ed insegna, ed è un insegnante, insegna archeologia. Sono pochi i momenti in cui appare così, però c'è questa doppiezza. Il Sagittario è proprio così, ed è anche come un marinaio. Pensiamo a una figura del marinaio, un uomo che ha un suo porto preferito, in cui c'è la donna della sua vita, il suo grande amore, e poi si sposta e in ogni porto ha una donna, perché sapete, il Sagittario è avventuroso anche da un punto di vista sentimentale, e tutta la sua vita è una grande avventura, un grande viaggio, però viene il momento in cui si ferma, in cui c'è il porto in cui viene riparato, si ferma, poi racconta le avventure della sua vita, nipotine, eccetera. Così è spesso nella vita del Sagittario, tutta la vita di grande avventura a un certo punto mette radici. Ecco, questo per avere un po' lo scenario del Sagittario. Ora parliamo della Luna. La Luna, cosa simboleggia in astrologia? La Luna è la casa natale, la famiglia natale, è il bambino, è la mamma, è la sensibilità, è la memoria. La parte mia femminile, se sono un uomo, la donna che desidero, che cerco, che sogno e che alla fine trovo per destino, e se sono una donna è il mio lato femminile, cioè la radice della mia femminilità da completarsi con Venere. Questo è molto importante. Adesso forse farò un piccolo esempio a proposito di questo completare.
Poi, rispetto alla casa, per estensione, la patria. Ecco, questi sono i significati della luna, che ripeto sempre, naturalmente, perché sono importanti. Ora, la luna in Sagittario, in quanto bambino. Allora, che bambino è quello che, o bambina, che ha la luna in Sagittario? Si tratta di un bambino selvatico, un po' selvaggio. Si presenta, lo vedi, ed è scompigliato, con i capelli tutti spettinati, forse sporco anche, vestito male, ma perché è molto attivo, dinamico, molto istintivo. Se ha attorno a casa sua un giardino, perfetto, è bellissimo. Naturalmente non è facile averlo, però se è così, il bambino con la luna in Sagittario, o la bambina, esplora l'ambiente circostante, si sente un esploratore, un archeologo, un avventuriero, e si muove in mezzo alle piante, si arrampica sugli alberi, scava delle buche. Magnifico è se i genitori gli costruiscono, per esempio, una casetta su un albero, cosa che oggi non si fa più tanto, ma però per questo è una cosa che rende felice un bambino che ha la luna in Sagittario. Oppure se in campagna, se c'è una casa abbandonata, andrà all'interno della casa abbandonata ad esplorare. Quindi è un piccolo esploratore. Naturalmente, vivendo in grandi città, oggi è un po' difficile che si possa vivere tutto questo. In ogni caso, il bambino con la luna in Sagittario sarà molto felice, soprattutto quando è fuori, all'aria aperta, al parco o quando viene portato in vacanza. E comunque è molto selvatico, anche in casa. E ama molto la casa, eh? Sagittario si muove proprio fra il mondo esterno, i grandi spazi, e la casa, che è un porto sicuro, è un riparo. Com'è la mamma, la luna e il Sagittario? Beh, è una madre permissiva, se no questo bambino non potrebbe essere così libero. Una madre che mette al primo posto la libertà, vuole spontaneità da parte di suo figlio. Questo non vuol dire che sia sempre permissivo. Ha dei momenti in cui è severa, perché il Sagittario è anche un segno serio, gli dà delle direttive, ma non troppe, non troppe, certe, alcune indicazioni. Spesso la luna in Sagittario segnala una madre che è molto in movimento, che si allontana. Dovete tenere conto che il Sagittario è il segno del viaggio, del lontano, quindi la madre che forse fa la hostess, quindi è sempre in aeroplano, oppure fa la donna d'affari, quindi è sempre indaffarata, appunto, o fa qualcosa che la porta in giro ed è poco presente. Quindi quando torna a casa si sente anche un po' in colpa, come succede, e quindi per questo motivo anche lascia abbastanza libero il figlio, gli porta regali, lo abbraccia e lo coccola. Se io una madre di questo genere, o la luna in Sagittario e sono un uomo, cerco nella donna qualcosa del genere, una donna sportiva, dinamica, piena di vitalità, che si sposta, che si muove, che ha tante cose da fare. Allora, qui non c'è il rischio della routine. Sappiamo che la routine uccide tante volte l'amore, diamo per scontato che ci è vicino. Invece qui no, qui la donna viene idealizzata perché è sempre in giro, non la vedo spesso, e quando arriva mi porta ventate di novità, sorprese, quindi c'è una grande energia. È fuoco proprio, come vuole il segno del Sagittario. Se sono una donna e ho la luna in Sagittario, beh, sono molto dinamica, ho una grande energia, amo molto le lingue straniere, i mondi stranieri, i paesi stranieri, amo stare nella natura, nella vegetazione, anche in luoghi impervi, in boschi, foreste, camminare lungo la riva di un fiume. Amo molto il contatto con la natura e anche la casa, ci sono sempre questi due poli. Ora vi faccio un esempio di Luna e Venere, perché io dico sempre, bisogna completare la Luna come faccio un micro tema Natale, micro proprio, uso solo pochi pianeti. Vi parlo di un personaggio famoso in Francia, io amo molto la Francia, la lingua francese, guardo molto la Francia, spesso anche l'Italia naturalmente, ma la Francia mi piace molto. Vi parlo di un personaggio che si chiama Émilie Simon, che è una musicista, una cantante molto molto brava. Forse non la conoscete, perché in Italia non credo che sia così famosa, però la conoscete indirettamente grazie a un documentario, film, che è uscito nel 2005 con la voce narrante di Fiorello, si chiamava La Marcia dei Pinguini, sono sicuro che lo conoscete. Ecco, la colonna sonora del film è stata fatta, costruita da questa musicista molto molto brava, Émilie Simon. È diventata famosa con questa colonna sonora, che se aveva già fatto prima un album. Allora, lei ha la luna in Sagittario, è del Cancro, è nata il 17 luglio del 1978, quindi Cancro e luna in Sagittario. La cosa interessante, Venere, ecco qui adesso vediamo l'esempio di come si completa, a Venere in Vergine, che è un segno completamente diverso, c'è una quadratura tra Vergine e Sagittario. Quindi c'è una dissonanza. Ora, non dovete farvi mai spaventare da quadrati, opposizioni, cioè quegli aspetti che in astrologia vengono chiamati negativi. In realtà, quando nell'oroscopo, nel tema, tu hai tante opposizioni, quadrature, eccetera, ci sono sfaccettature diverse nella tua personalità. Sei ricco, ricco, e questo è importante. Quindi ricchezza della personalità. Allora, Venere in Vergine, com'è questa persona? Da una parte è glaciale, è fredda, come
come la Vergine. Infatti, che tipo di musica fa? Fa della musica elettronica. Così, se andate a cercare Wikipedia, leggete. Infatti, fa proprio questa musica elettronica. E poi usa proprio delle apparecchiature, usa molto il computer, ha uno strano bracciale che si è fatta probabilmente costruire o progettato lei, non so esattamente, che dove tocca dei tasti e delle cose e toccando si modifica la sua voce. Lei poi è polistrumentista, si vede molto l'aspetto macchina nelle cose che lei fa. Nel 2009 è uscito il suo quarto album che si chiama The Big Machine, dove al centro c'è proprio la macchinosità della musica, quindi è una specie di donna robot, macchina proprio, ed è qui determinato da Venere in Vergine. Dall'altra parte c'è la Luna in Sagittario, che è relazionata con la natura. Infatti è diventata famosa con la colonna sonora di un documentario che parla di pinguini del Polo Sud, di un paese lontano, natura. E poi, l'anno dopo, questa colonna sonora, nel 2006, è uscito sul disco fondamentale, si chiama Vegetal, e la canzone più rappresentativa dell'album è Fleur de Saison, dove parla proprio in un modo proprio didascalico, in un modo proprio da sagittario, semplice ma molto efficace, del percorso di un vegetale, di un fiore, lei si immedesima al fiore, durante la nelle stagioni. C'è il momento, settembre, ottobre, in cui appassisce, secca, e poi sparisce, c'è l'oscurità, e poi ritorna a vivere in maggio. Racconta di questa storia, proprio ipernaturale. E questa è la sua luna in Sagittario. Potete andare a vedere il video, Fleur de Saison, YouTube, se non l'avete mai visto, è molto bella, lei poi tra l'altro è una bellissima donna, dove vedete proprio questo aspetto. Quindi vedete, ci sono proprio questi due aspetti. Poi lei è del Cancro. Allora, che cosa pensa qui l'astrologo? È del Cancro, quindi il Cancro è il domicilio della Luna. Allora, in un certo senso c'è di fondo una Luna Cancro che viene, per così dire, avvolta dalla Luna Sagittario, la sua Luna, la Luna Sagittario di Émilie Simon, di questa persona, questo personaggio, di questa persona. Oppure possiamo pensare che le due lune si compenetrano e prevale naturalmente la luna in Sagittario, ma questa luna in Sagittario rimanda al mondo cancerino, riecheggia quella profondità, quella dolcezza cancerina, è caricata ulteriormente da questa sensibilità, quindi una luna molto forte grazie anche al fatto che è del Cancro e focalizza la sua attenzione verso la natura. Ecco, questo è un piccolo esempio di come ragiona l'astrologo in un modo poetico, facendo saltare il principio di contraddizione. È un piccolo esempio appunto di Luna e Venere, bisogna completare. Chiusa la parentesi, la Luna. Allora, la Luna in quanto famiglia, natale, casa natale. Allora, il mio rapporto con la famiglia e la casa natale è molto molto buono. Sagittario sta bene a casa, sente la casa come un abbraccio, la famiglia come un luogo veramente molto confortante. Ho bisogno, appunto, come dicevo, se sono piccolo, di andare anche fuori, quindi molto bello se i genitori mi portano in vacanza, mi portano al mare, mi portano a fare tante gite, però quando torno a casa sono sempre molto felice. Stessa cosa da adulto, la casa è un luogo in cui sto veramente bene, per me è confortante. Naturalmente da adulto ho più possibilità di uscire, forse, ho più soldi, sono più libero, decido io e vado in giro. Com'è il rapporto con la nazione? Beh, molto buono anche, però appunto ho bisogno anche di viaggiare, andare anche molto molto lontano. I viaggi non servono tanto per imparare, non è questo il punto, anche se andiamo nei musei eccetera eccetera. Viaggiare serve a rinnovare lo sguardo, a sentire le cose in un altro modo, respirare altra aria, i nostri sensi vivono, rivivono grazie al viaggio, vedendo altre cose. E poi quando torniamo a casa, torniamo nella nostra nazione, rivediamo tutto in un altro modo, sembra tutto ricostruito, ed è questo che fa il Sagittario. Il Sagittario ama molto questo contrasto, viaggiare, sentire, esplorare e poi tornare a casa. Il rapporto con la patria è molto buono, però deve essere sempre relazionato al viaggio, al fatto di poter andare in tanti altri luoghi. Questo è il rapporto con il viaggio. Da un punto di vista della memoria, allora abbiamo una memoria molto buona, molto buona. Dovete tenere conto che la Luna è un dispositivo femminile e qui abbiamo tanti pianeti femminili. X, appunto, natura, madre terra, Nettuno, la sensibilità ad alto livello, quindi la memoria funziona molto bene, c'è una grande capacità di assorbimento.
non c'è l'aspetto intellettuale, c'è proprio l'aspetto della vita. Sapete, il Sagittario deve vivere sulla sua pelle le esperienze per imparare. Pensiamo per esempio al Sagittario Andrea De Carlo, scrittore famosissimo, che ha fatto il suo primo libro, Il treno di panna, dopo essere stato a Los Angeles. Ha sognato, progettato questo viaggio, è andato là, ha vissuto un'esperienza molto forte, è tornato, ha scritto il libro e questo libro l'ha reso famoso, è diventato uno scrittore di professione. Lui lascia passare, tra un libro e l'altro, un anno in cui solamente vive, fa delle cose, viaggia. Per il Sagittario è fondamentale. E la memoria funziona quando si è in moto, quando si è dinamici, quando si è vivi. Allora lì si assorbe tantissimo e poi tutto viene restituito in un secondo tempo a parole, razionalmente. E la sensibilità è molto molto forte, ripeto, un dispositivo femminile, la Luna. Qui abbiamo Giove, abbiamo Nettuno, grandissima sensibilità. Rivolta alla natura, quindi una sensibilità che vibra grazie a tutte le espressioni della natura, quando ci sono le intemperie, anche la pioggia, la neve, la grandine, tutto quello che volete. E quando sei in moto, quando sei dinamici, quando si fanno delle cose, allora lì c'è un tripudio della sensibilità, è un gong bianco candido. Qui abbiamo albedo, sublimazione, che vibra quando si è veramente vitali in movimento. Il Sagittario deve muoversi, questa è la cosa fondamentale. Bene, ho finito la mia spiegazione, ho raccontato alcune cosucce, la prossima volta vi parlerò del momento di Rubedo dal punto di vista delle tappe della grande opera alchemica, cioè vi parlo della Luna in Capricorno. Ciao, vi saluto e siate molto molto felici. Alla prossima volta!